Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Sannoli e sono di Consulting, grazie per aver partecipato a questo webinar. L'argomento di cui parliamo oggi è l'integrazione tra l'ultima release di Oracle Business Intelligence, in questo caso l'Enterprise Edition, ed Essbase. Andiamo innanzitutto a vedere gli argomenti di cui ci interessiamo oggi. Prima di tutto cominceremo con degli esempi per capire bene dove vogliamo arrivare e di cosa stiamo parlando, quindi degli esempi di integrazione tra Obi ed Essbase. Poi ci porremo tre domande, vedremo quali risposte vorremmo dare con questo webinar e proveremo a capire insieme quali sono i benefici che vogliamo trarre da queste risposte. Una breve analisi di come si posiziona Obi 11G all'interno dell'azienda, dello stack tecnologico di un'azienda e nel mercato della business intelligence. Infine andremo a guardare, al termine di questa prima parte, le caratteristiche principali tra mondo relazionale multidimensionale e cosa significa la loro integrazione. Al termine di questa prima parte vedremo poi una demo, prima sulla parte di administration tool, cioè il client attraverso il quale modelliamo un Kubespace per poi vederlo a front-end su OBI. E una seconda parte in cui andremo a vedere in Answer, quindi appunto sul front-end, come si costruiscono dei report e l'utilizzo dei selection step. Quindi partiamo con il nostro webinar e andiamo a vedere innanzitutto cosa si intende per integrazione. Riporto qui due report identici tra loro. A quale scopo? Beh, lo scopo è quello di far vedere come un report identico possa prendere in OBI 11G i dati a sinistra dal mondo multidimensionale, quindi interrogando Essbase attraverso una query, e qui riporto per esemplificare il concetto, una query MDX, mentre a destra appunto lo stesso report, gli stessi risultati possono essere ottenuti interrogando il mondo relazionale, quindi attraverso una query SQL. Con questo cosa voglio mettere in evidenza? Beh, due cose fondamentali. Uno, il fatto che OBI permette di interrogare dunque un mondo, un Kubespace, quindi il mondo multidimensionale o delle tabelle relazionali. La seconda parte è la trasparenza rispetto dei dati rispetto all'utente. Cioè, da un semplice punto di vista formale, guardando semplicemente il report, non ho modo di sapere se i dati provengono dall'uno o dall'altro mondo, il che vuol dire che comincio a superare quelle che sono delle barriere terminologiche e tecnologiche che magari creavano delle difficoltà all'utente che non era interessato, che non necessitava di conoscere l'origine dei dati o come è modellato il dato, ma sono interessato a recepire l'informazione. Quindi in questo caso si parla di integrazione, la possibilità di interrogare il mondo multidimensionale o relazionale, integrazione che si affianca al concetto di federazione. Per federazione intendiamo la possibilità di avere in uno stesso report dati che provengono da fonti differenti, mentre nel caso dell'integrazione avevamo un report che prendeva tutto dal mondo multidimensionale, tutto dal relazionale, in questo caso nella federazione abbiamo anche la possibilità di ottenere un solo report con colonne che vengono dal mondo multidimensionale o dal mondo relazionale, quindi la terza colonna viene da Space, la seconda viene da OBI o addirittura le revenue sono un calcolo effettuato tramite una combinazione delle due. Quindi quello che viene definita come data source di una misura o di un attributo può provenire sia dal mondo relazionale sia dal multidimensionale, cioè la stessa misura, a seconda dei casi, può provenire dall'uno o dall'altra parte. Questo si intende per federazione. Brevemente vorrei far notare la prima colonna come il fatto che sia una colonna gerarchica, cioè una colonna che mi dà la possibilità di essere espansa, cioè di andare in zoom in, in drill down o in zoom out, cioè di espanderla o di comprimerla. Quello che si nota è appunto che mappando questa misura su Essbase, il livello di dettaglio a cui è definita arriva fino a questo punto, in questo
caso fino a cell phone, espandendolo di più non ho i dati che provengono dal mondo multidimensionale, d'altra parte, come tipicamente succede, il relazionale ha un livello di dettaglio più spinto e quindi ho anche i dati che provengono dal mondo relazionale, o comunque presentando dei buchi quando il dato non è presente. Quindi abbiamo innanzitutto espresso la differenza tra i concetti di integrazione e federazione. Quindi in questo modo riusciamo a capire verso che direzione ci vogliamo spingere. Però facendo un passo indietro ci chiediamo adesso, vorrei porre la questione attraverso tre domande. Cioè, spesso mi è capitato di vedere in azienda che informazioni simili si ottengono su strumenti diversi. L'utente operativo o il power user, quindi fa delle analisi, ma anche il top management è costretto a vedere magari i dati di budget su un'applicazione, i dati del venduto su un'altra applicazione. Questo appunto perché le fonti multidimensionali e relazionali non sono integrate. Un altro problema è quello della terminologia IT. Essendo mondi distinti, ho bisogno di indicargli e dargli dei nomi propri che spesso vengono dal mondo IT. Quindi io stesso finora ho parlato di multidimensionale, di relazionale, quasi dando per scontato che siano termini comprensibili e vicini all'utente, cosa che in realtà non sono, quindi database, cubo, come vediamo qua. Questo è un altro ordine di problemi. Una terza domanda che mi viene spesso posta, un'esigenza che mi viene presentata, è quella di rendere quanto più possibile la BI facile e intuitiva, cioè l'esperienza che si ha nella vita normale di utilizzo del web, quindi la facilità di utilizzo di Google piuttosto che su Facebook, si vorrebbe o ci si aspetterebbe, come mettendoci nei panni dell'utente, che fosse anche rappresentata nella BI, cosa che fino adesso non è stata proprio così, quindi l'integrazione è un passo verso questa direzione. Quindi le risposte che diamo per soddisfare questi interrogativi sono innanzitutto la presenza di un portale d'accesso unico, cioè OBI 11G vuole essere il punto di accesso unico e indipendente dall'origine dei dati, cioè se il budget che prima stava appunto nel mondo multidimensionale, per intenderci su Sbase, doveva essere visto con un'applicazione, mentre tutto quello che stava nel venduto, quindi nel relazionale, stava in un altro, adesso abbiamo un solo mondo, un solo portale d'accesso. In che maniera viene proposta l'informazione? Quindi passiamo alla seconda delle risposte. L'informazione è trasparente, diciamo non l'informazione, l'origine, il dato è trasparente rispetto all'utente, cioè l'utente non deve necessariamente sapere o percepire da dove si viene prelevato il dato, quindi si supera un pochino quello che è il divario tra mondo di business e mondo IT. Il disegno del portale, quindi l'esempio che abbiamo visto prima della colonna gerarchica, che con un più di fianco è abbastanza intuitiva e vicino all'esperienza che si ha comunemente per fare un drill down, è quello che viene un pochino introdotto nella nuova versione della 11G. Quindi si cerca di dare una facilità, un'immediatezza per l'accesso alle informazioni. Tutto questo porta dei benefici evidenti. In primo luogo, un portale unico d'accesso riduce i tempi d'accesso e standardizza i processi, cioè se tutta l'azienda lavora in un solo posto, quindi con una sola tipologia di strumento, che poi magari interroga diverse fonti alimentari, ma il look and feel, l'aspetto è standard, chiaramente è più facile la comunicazione d'azienda, i processi sono più standard per tutti. E quindi di conseguenza si riducono anche i tempi. Oltretutto non ho neanche più bisogno di fare il passaggio da uno strumento all'altro e quindi andare a spostare dati, a fare confronti. Il secondo beneficio che si ottiene rispetto a una semplificazione della terminologia è quello di delegare al business la possibilità di definire quelli che sono i requisiti dell'analisi, mentre l'IT si occuperà della definizione del modello, cioè l'IT sarà quella parte della struttura aziendale che saprà e si occuperà di reperire e posizionare, immagazzinare i dati dove è giusto che siano, modellarli nella maniera corretta e proporli quindi al business secondo i requisiti che questo indica e propone.
il DT si occuperà anche a questo punto di dare suggerimenti per far sì che i requisiti siano ottenuti in maniera più efficace, però il business non dovrà più sapere se si sta parlando di un cubo piuttosto che un mondo relazionale. In questo modo, e quindi passiamo al terzo e ultimo punto, si riducono sostanzialmente le barriere di accesso alla business intelligence, il che vuol dire che ci si va verso una direzione che ormai da alcuni anni viene indicata dall'analisi di mercato, che è quella di una pervasività della BI. Cioè la BI non solo più come un mondo ad appannaggio del management, ma anche verso le parti più basse, più operative dell'azienda. Quindi, una volta chiariti i concetti, le domande, le risposte che ci vogliamo dare e i benefici che ne vogliamo trarre, molto semplicemente vorrei inquadrare un pochino OBA all'interno dell'azienda. Nella parte in basso di questo disegno, di questa slide, abbiamo tutte le fonti alimentanti. Cioè, come vediamo, si possono prelevare dati da fonti OLAP, da Excel, quindi da mondi multirazionali, da database di tipo e da applicazioni di vendor diversi. Questa mole di dati viene importata ed elaborata in un Common Enterprise Information Model. OBI e il suo motore si muovono esattamente all'interno di questo Common Enterprise Information Model. In particolare, importano i dati che provengono dalle fonti alimentanti, le si modellano BI e si propone uno strato comune di metadati. A cosa serve tutto questo? Beh, in parole semplici, magari semplificando anche forse eccessivamente, però nella realtà è quello che succede, uno strato comune di metadati dà la possibilità di vedere la mia informazione attraverso scorecap, dashboard, report pixel perfect piuttosto che integrazione con Office o su mobile. Cioè il dato che viene trattato, nonostante venga da mondi diversi, modellato nello stesso modo, mi offre la possibilità di avere un unico strumento che mi propone informazioni di tipo differente, quindi scorecap, dashboard e via dicendo. Rispetto al mercato, questo è il quadrante magico di Gartner per quanto riguarda le piattaforme di business intelligence del gennaio 2011, quindi anche recente rispetto al webinar che stiamo vedendo. Oracle si posiziona nel quadrante dei leader insieme poi ai maggiori vendor, quindi esprime una visione completa rispetto alle esigenze di analisi che vengono espresse dalle aziende, e una capacità di soddisfare questa analisi superiore alla media, quindi che lo colloca nel quadrante in alto a destra. Quindi, una volta visto l'inquadramento generale, andiamo ad analizzare un secondo come è fatto, quali sono le caratteristiche fondamentali del mondo, in questo momento roll-up, quindi del relazionale, e poi lo vedremo del mondo MOLAP, multidimensionale. In particolare, il BI Server, il motore di OBI, come visto, prende i dati da diverse fonti alimentanti e li mette a disposizione delle applicazioni di visualizzazione dell'informazione. Si può schematizzare, perché poi in questo modo si procede nello sviluppo di un modello in Oracle Business Intelligence, secondo tre layer, secondo tre strati differenti. A livello fisico si mappano, si definiscono gli schemi e si mappano le fonti alimentari, poi c'è un livello logico in cui si definiscono le dimensioni, le gerarchie, misure, i calcoli fatti sulle misure, il tipo di aggregazione, quali dimensioni sono temporali, e uno strato di presentation, cioè gli elementi che vengono presentati all'utente finale, che vengono definiti secondo i vari ruoli degli utenti, quindi si può profilare il dato sia verticalmente sia orizzontalmente, cioè posso fare in modo che alcuni utenti vedano alcune gerarchie o elementi di queste gerarchie. E quindi dallo stato di presentation si lanciano le query, si fanno le interrogazioni che vengono poi mano a mano interpretate a livello logico e a livello fisico. Dall'altra parte abbiamo, tipicamente fino ad oggi c'era il MOLAP, in particolare stiamo analizzando eSpace, cioè il mondo multidimensionale che aveva
dei vantaggi notevoli, ma che a differenza del mondo relazionale non permette di trattare grandi moli di dati, quindi non si riesce ad arrivare fino a un dettaglio molto spinto di analisi quando i dati poi sono molti. Quindi gli elementi chiave per cui in alcune condizioni si sposta sulla modellazione multidimensionale sono la potenza di calcolo, il dato immagazzinato in quello che viene rappresentato come un cubo è un dato che viene messo a disposizione in maniera rapida, la capacità di avere una financial intelligence, cioè la capacità di fare analisi di scostamenti, di varianze e quindi tutti quei calcoli che servono per l'analisi finanziaria, e la time intelligence, cioè la possibilità di definire in maniera nativa misure year to date, cioè per esempio il venduto da iniziare oggi, month date da iniziare già oggi, oppure delle misure riferite all'anno precedente, quindi il venduto dell'anno del periodo precedente. Tutte misure appunto che servono, sono molto utilizzate nei calcoli finanziari, lo scostamento del venduto di quest'anno rispetto all'anno scorso, ad esempio. Bene, questi due mondi, che fino ad oggi erano mondi separati, vengono integrati un pochino con questo concetto di integrazione nella versione 11. Non solo vengono integrati a livello strutturale, insomma, lo stesso dato può essere prelevato dall'uno o dall'altro mondo, ma anche proprio a livello di stile, a livello di rappresentazione del dato. Cioè, tipicamente quando ci si riferisce al mondo relazionale, vediamo qui nella parte di sinistra, si immagina delle tabelle. Nel mondo multidimensionale ci si immagina delle gerarchie come quelle che vedevamo nella prima immagine. Ecco, queste due rappresentazioni oggi sono disponibili sia che il dato provenga dal mondo relazionale, sia che il dato provenga dal mondo multidimensionale. Cioè, per capirci, mentre la gerarchia era a disposizione solo per un utente di utilizzare Space, oggi, una volta definita una gerarchia di elementi, in questo caso per esempio il tempo, io ho la possibilità di utilizzare una colonna gerarchica indipendentemente dal fatto che le revenue provengano dall'uno o dall'altro degli uomini. Quindi anche a livello stilistico vengono integrati i concetti e si perde un pochino quello che è il divario, il gap tra la rappresentazione relazionale, quindi tabellare, e quella multidimensionale, quindi secondo elementi gerarchici. In sostanza, per concludere, l'idea è quella di avere il meglio dei due mondi, cioè il dettaglio, la potenza la capacità di analisi del relazionale, la potenza di calcolo del multidimensionale, e il fatto di poter interrogare fonti alimentari diverse e vedere il dato trasformato in informazione su diversi canali di rappresentazione, diversi canali informativi. Quindi un solo portale per vedere diversi tipi di informazioni. Passiamo quindi adesso a vedere come viene importato e modellato un cubo SBase per essere poi visualizzato a front-end e come a front-end possiamo costruire un report e quindi un dashboard basato sui dati che provengono dal mondo relazionale e multidimensionale.